quello che ha detto lei, però nell'ordine del giorno del primo rite è scritto che oltre al parere dell'organo dei revisori, anche noi prendiamo atto anche di questa delibera di integrazione del parere dell'autorità tecnica, che è quella nota della Magnani. Quindi esistono i due pareri e l'integrazione del parere tecnico, noi andiamo a votare la delibera di integrazione del parere della Magnani. Quindi non abbiamo preso soltanto in considerazione il parere della Magnani. La prossima volta non lo risparmio, quindi è considerato che no, soltanto per deve essere chiamato pure nella parte successiva. Certo che sì, certo. Lo possiamo aggiungere, no? Se lei lo firma lo aggiungiamo. Perché? L'hanno sottoposto, no? Se vuole l'originale. Ha chiesto di mandare il consigliere di il suo primo intervento, vai. Grazie Presidente. Ho seguito una decisione. La spiegazione delle contraddizioni espresse dalla dottoressa Magnani e l'ho ascoltato con molta attenzione. Io credo che ci siamo sempre intorno allo stesso argomento, l'argomento dell'SPS, che penso che ormai è esaurito questo argomento, bisogna passare all'azione. E se ormai gli uffici, l'amministrazione, tutti quanti ci siamo resi conto e ci rendiamo conto che il problema dell'SPS, io penso che lei, signor assessore, ha pieno mandato per risolvere il problema sulle SPS. Quindi, non so se la diligence è stata fatta sull'SRL e anche sulla speciale, o solo sulla speciale, o su tutte e due le società. Questo non l'ho capito. Forse solo sulla speciale, o anche sull'SRL, solo sulla speciale. Forse sarebbe il caso di parlare anche sull'essere a questo punto, se il problema sono i 7 milioni ormai che abbiamo trovato in qualche modo, che questi 7 milioni non sono ampiamente giustificati nello scambio del dare invece all'amministrazione e l'azienda SRL, va fatta un'azione definitiva, diciamo, che ha avuto le responsabilità per creare questo debito, alla fine risponderà se eventualmente ci sono delle mancanze. Comunque sia, come in una buona famiglia, dai grandi conti si recupera anche con i piccoli numeri. E con i numeri possiamo sollecitare il recupero dei soldi delle mense e anche in quel caso spieghiamo in mente che la dirigente non richiese i soldi a chi doveva riversare i soldi all'amministrazione. A un certo punto anche la dirigente avrà la sua responsabilità, anche perché negli anni poi hanno preso anche i premi di produttività, prendendo un premio produttivo vuol dire che poi svolto il lavoro in maniera esemplare e viene premiato. Ma se la dirigente si svolta per 3 anni e fa riversare i soldi delle mense, e parliamo circa 1 milione d'euro, non mi ricordo, 800, 900, 1.472.000. Non è che stiamo a parlare di sbriccioli di qua, ma sarebbe da ricercare il motivo perché non sono stati richiesti questi soldi, e eventualmente cercare di farsi arrivare, non da chi voglio riversare, anche da chi non ha avuto il difetto di non richiedere. C'è l'eccessivo costo
ormai penso siamo alle porte con il nuovo quadro degli asili nido, penso che anche lì avrebbe un nuovo quadro messo a gara, potremmo andare a risparmiare quei 200.000 euro all'anno, rimanendo delle casse nel comune, non andremo mai. Comunque sia, molto su direi assessori voi per una puntuale verifica ed un'azione piena sul recupero di questi denari di SSL e che lei puntualmente trovi in qualche modo se ci sono delle opportunità di risalire alle responsabilità di chi ha creato questa mancanza delle casse di Roma. Grazie. Bravo.